Buongiorno, bentornati in un nuovo video. Allora, finalmente ho finito di pulire, sono le 9:15, mi sono alzata molto presto stamattina. Siamo a martedì 6 luglio. Siccome oggi vado al lavoro più tardi, vado per le 15, mi sono alzata e ho voluto pulire bene bene casa. Ho rimasto da spazzare per terra nel terrazzo, però l'ho già pulito. Abbastanza, ovviamente non sto a pulirlo benissimo perché fuori, per quanto sia la polvere, si forma sempre, ma io tutti i giorni li passo o il Swiffer o il pannetto bagnato perché non mi piace vedere la polvere, mi dà molto molto fastidio. Ho sbagliato perché dovevo prima spazzare e poi pulire, ma siccome volevo buttare il Swiffer, perché io lo utilizzo nelle parti alte della casa, e poi prima di buttarlo pulisco fuori in modo che lo utilizzo fino alla fine, ma stamattina è andata così. Allora, io devo stendere la lavatrice di Joy, sì, la lavatrice di Joy è bella, la cuccia di Joy, perché ha finito. Poi faccio andare un quarto d'ora la lavatrice con un po' di candeggina, proprio così per disinfettarlo, e vado a mettere le lenzuola di mia figlia. Però ho voluto lavare subito la cuccettina di Joy perché si deve asciugare prima che io vada via, perché lui la usa tanto, quando noi non ci siamo, anche se è caldo, lui ci dorme comunque sopra. Tanto mi metto le ciabatte e quindi vado a stendere la sua cuccetta. Ho dei panni che sono ancora fuori stesi da ieri, ma il lunedì per me è una giornata tremenda, lavoro dalla mattina fino a tarda sera. Ieri sera quando sono tornata a casa ero distrutta e quindi ho detto faccio tutto domani mattina, perché comunque vado a lavoro un po' più tardi. Qui come vedete ho messo giù, vabbè, la seranda perché c'è il sole, ma ho voluto tirare giù la tenda perché è da tanto che non la tiro giù causa Joy. E mi piace un casino, guardate, con i cuscini così bianchi e rosa, il baule e la tenda di questo colore qui, io questa stanza l'adoro. Non so se vi ho fatto vedere questo elefantino, questa è stata una bomboniera di un parente di mio marito, l'elefante. Io ne ho già un altro di là, quello nero, e questo qui l'ho voluto tenere qui perché riprende molto i colori della mia sala, con il sederino verso la porta perché dicono che ha un portafortuna, e di là appunto quello nero, magari ve lo faccio vedere. Quello è vecchissimo, lo prese mi sembra mio fratello in Africa, ce l'aveva mio papà
a casa e io ce l'ho già da parecchi anni, ce l'avevo già nell'altra casa e l'ho voluto conservare. L'ho messo qui nel corridoio sotto a questo quadro perché riprende un po' i suoi colori e mi piace tanto, faccio fatica a non tenerlo, mi piace, è un grande ricordo e mi piace. Questo qui devo metterlo a posto, è di una finestra, ragazzi, ho un sonno. Sono stanchissima, sono veramente stanca in questo periodo, sono stanchissima. E poi metto le lenzuola di mia figlia perché prima di andare al lavoro le devo stendere e noi magari ci aggiorniamo come sempre dopo. Adesso volevo prendermi un caffè perché sono le 9:50, il ginseng perché ormai fa parte di me il ginseng, però voglio mettere nella caffettiera, no nella caffettiera, nella macchina del caffè l'acqua, qui. Io utilizzo questa qui della bottiglia, non utilizzo quella del rubinetto perché questa, quell'acqua che abbiamo noi qui è abbastanza piena di calcare, quindi preferisco mettere questa, adesso la butto fuori come tutte le volte. E intanto ragazzi vi volevo dire, perché qui su YouTube, non so se l'ho detto, non me lo ricordo, ma magari vi appoggio, arrivo subito. Eccomi qua ragazzi, intanto io vado a mettere nella macchinetta il ginseng, questo qui del Conad, è buono, e magari se prendo anche la tazzina arrivo. Dicevo, qui su YouTube ancora non l'ho detto, o magari l'ho detto tempo fa e ve lo volevo ricordare. Dunque, siamo ormai, intanto faccio andare la macchinetta, siamo ormai al 6 di luglio e sapete che io e Daisy abbiamo programmato un incontro, vabbè, un incontro fra me e lei e Omar e Roby, Roberto. Noi ci incontreremo il 24, che è sabato, abbiamo prenotato un albergo proprio lì a Verona, in centro a Verona, e quindi staremo insieme tutto il sabato, intanto prendo il caffettino, tutto il sabato, mi appoggio qui così lo bevo insieme a voi, saremo insieme tutto il sabato, poi vabbè il sabato sera ovviamente cuceremo insieme, ci conosceremo, e poi la domenica alle 15:30 davanti all'entrata dell'Arena di Verona, per chi riesce, naturalmente sappiamo che è un periodo un po' particolare, nel senso che tante persone sono in ferie, poi tantissime di voi ci seguono dal sud, quindi non riescono a venire su al nord, e magari chissà un giorno faremo anche un incontro verso centro-sud, vediamo, e sappiamo anche questo, però anche se incontriamo solo una di voi, a noi fa piacere, a noi fa tanto tanto piacere, proprio che altro proprio per conoscerci io e Daisy, perché col fatto del coronavirus, i periodi che sono stati chiusi, il fatto della situazione che era sempre meglio non andare a contatto con tante persone, abbiamo cercato appunto di aspettare. Adesso il periodo sembra leggermente meglio, siamo tutti in zona bianca, possiamo stare all'esterno senza mascherine, però come abbiamo detto sia io e sia Daisy anche su Instagram, l'importante è che durante il nostro incontro teniamo comunque le distanze di sicurezza, la mascherina possiamo anche, da quello che ho letto, mi sono un po' informata, se teniamo la distanza di sicurezza e poi siamo all'esterno possiamo anche non tenerla. Comunque vediamo in quante siamo, perché se siamo in tante è meglio seguire tutte queste regole. Quindi per chi ha la voglia, la forza, la capacità di venire, noi vi aspettiamo domenica 25 luglio alle 15:30 davanti all'entrata dell'Arena di Verona, quindi ci conosceremo, magari andremo a prendere un caffè, un gelato, non lo so. Io sono emozionatissima, vi giuro che scapperei al bagno perché sono emozionata, a parte incontrare Daisy, ripeto, perché per me è un'amica, è diventata la grande amica, perché io e Daisy ci sentiamo tutti i giorni, quando ho avuto problemi, quando ho avuto momenti di sconforto, lei è sempre stata lì, sempre, ogni secondo, con dei messaggi, con delle parole di conforto, per qualsiasi cosa, sia per quanto riguardava Joy, cose mie personali, la mia famiglia, ma anche cose legate a YouTube, è sempre stata lì pronta a difendermi, è sempre stata lì pronta a dire: Sabri, io ci sono, qualsiasi cosa accada, come anche per me, se
doveva capitare, dovesse capitare qualcosa ad Esi, lei sa che queste spalle sono pronte per reggerla. Adesso io mi prendo il mio caffettino, cerco di far sì che Joy non si morda del tutto la coda, perché serve, serve ai cani, serve tantissimo, vero Joy? Ma se la sta mordendo, Joy, lui lo fa per attirare l'attenzione. E quindi niente, noi ci vediamo magari nei prossimi giorni. Ragazze, eccomi qua. Allora, siamo a mercoledì, sono le 15:22 e sono appena rientrata a casa dal lavoro. Sono distrutta, ragazze, ci sono 38 gradi. Io quest'anno, io amo il caldo, lo sapete, ma io quest'anno non so come mai. O sto entrando in menopausa, perché comunque ci sta, ma sto veramente, veramente male. Ho mangiato al volo, guardate, un Maxi Bon, perché non avevo pranzato. Io ho fatto stamattina colazione alle 6:30 e poi sono arrivata adesso. Però adesso mi devo prendere un caffè, ho un gran male alla cervicale, ma perché sudo tanto, forse da quando, soprattutto da quando ho i capelli lunghi. Al lavoro li leggo poco perché abbiamo l'aria condizionata e cerco, gli ho messo lo zucchero, cerco di non rovinarli e quindi cerco di non legarli per non rovinarli. Allora, al lavoro mi è arrivato un pacco, è una collaborazione con la Light in the Box, sapete che ormai sono mesi che collaboro con questa azienda, sono dei vestiti, ma ve ne faccio vedere alcuni e poi altri, intanto già mi ha rubato la scarpa, altri ve li faccio vedere in un prossimo video. Vi dirò, non mi piacciono tantissimo, li ho aperti giusto al volo al lavoro, però bisogna vederli indossati. Io adesso mi prendo il caffè, vado a spruzzargli un prodotto che utilizziamo noi al lavoro, non ve lo faccio vedere perché è un prodotto per i settori sanitari, ma è un disinfettante, quindi io, perché sapete che io non amo mettere le cose non lavate addosso, mi fa venire, non lo so, perché so che l'ha toccata tanta gente, poi la tinta e la polvere, non ce la faccio, quindi vado a spruzzargli questo prodotto per disinfettarlo. Li provo al volo, anche perché oggi devono venire a finire di sistemare, dopo magari ve la faccio vedere, una parte dei paraventi che vi avevo detto in uno degli ultimi video, la parte alta mancava il bordino in acciaio, quindi vengono oggi, cerco di sbrigarmi perché non ho capito a che ora, però ho acceso l'aria condizionata così mi metto nella mia solita postazione. Prendo il caffè e ci vediamo dopo. Allora, eccomi qua con la prima maglietta che mi ha inviato la Light in the Box. Io vi lascio qui sotto il link al loro sito. Sapete che io collaboro ormai già da un po' di tempo. Loro sono stracarini perché mi chiedono ogni mese la collaborazione e io accetto volentieri, se posso aiutare qualcuno più che volentieri. Joy, la tenda ci serve un attimo. Scusate. Allora, quindi vi lascio qui sotto appunto il link al loro sito. Joy vuole mangiarmi la tenda. Dunque, mi hanno dato un tot, un budget di cose da poter scegliere e io ho preso, adesso come vi ho detto prima, vi faccio vedere alcune cose. Ho scelto dal loro sito. Allora, la cosa che purtroppo mi dispiace è che io ho ordinato la S, ma più piccola non c'è della S, ma mi è grande. Per carità, va bene. Adesso io ho preso questa maglia, non ve la faccio vedere fino in fondo perché ho i pantaloncini corti e mi vergogno. Però è una maglia, come cotone questa è bella, è a righe bianca e grigia, ha queste maniche fatte, sapete, con queste frangette che mi piacciono tanto, però secondo me doveva stare un po' più su perché la mia spalla arriva qui, però va benissimo. Allora, giù va, diciamo, avanti è più corto, invece dietro è più lungo. È molto carina, queste fatte così a me piacciono tanto, però l'importante è mettere sotto un paio di pantaloni stretto, altrimenti se utilizziamo queste maglie così larghe, sotto mettiamo un pantalone largo, sembriamo un po' più grossine. Invece se noi utilizziamo una maglia larga e ci mettiamo sotto un pantalone stretto, ottimo. Eventualmente magari si può stringere qui di dietro o mettere una cinturina, perché comunque è molto molto carina. Questa mi piace tanto, questa è molto carina. Andiamo con il secondo capo. Ed eccoci qua con il secondo capo. È una camicia
con maniche dovrebbero essere a tre quarti, ma io essendo nana, vi ripeto sempre, non è così. Però vi dirò che questa non mi dispiace. Naturalmente è molto lunga, io l'ho messa all'interno del pantalone e l'ho voluta tenere un po' aperta in modo da magari mostrare una bella collana. È fatta così, questi bottoni sono sul marrone, mi sembra, adesso magari ve l'avvicino, sul marrone. Il dettaglio è anche qui sulla spalla. Ormai l'avete capito che questo è il mio amore, mi piace tantissimo. La manica va giù, come ho detto prima, a tre quarti, ma non ha bottoni. E questa è una S, ma anche questa è un po' grandina. Quindi, se magari vestite con, prendete una taglia in meno, quello che vi posso dire, però purtroppo la XS non c'era e l'ho presa così. Vi dirò che poi non è neanche tanto male, perché sopra a questo pantalone nero, vi dirò, non è malvagia, magari con un bel paio di scarpe con i tacchi, anche questa è molto carina. Adesso vado con il terzo capo. Eccomi con il terzo capo, anche questa è una camicetta, anche questa è molto carina. Questa sì, mi piace tanto. Ho deciso di tenerla collata perché secondo me risalta molto di più. Io spesso faccio così, la provo sia in un modo e poi in un altro, e questa è la versione che mi piace di più. È un cotone molto lucido, molto morbido, sembra quasi seta, morbidissimo, forse dal di qui potete vederlo. Anche questa è una S e sicuramente sta meglio con un paio di pantaloni bianchi. C'è di tanti colori, adesso io vi faccio vedere il colore che ho scelto io, ma sul sito trovate tanti colori. Fatta così. Molto carina, poi io amo la riga bianca e azzurra, mi fa ricordare tantissimo quando ero piccola perché mia mamma mi cuciva lei le cose e me ne faceva sempre a righe perché lei piaceva la riga azzurra e bianca, quindi questa qui quando l'ho vista ho detto no, devo prenderla. E vado avanti con il quarto capo che con questo caldo. Allora ragazzi, adesso andiamo con i vestitini. Dunque, io ho scelto questa tuta, nasce così, nasce in questo modo qui. Ma a me non piace. Adesso magari vi sposto, so se riuscite a vederlo meglio. Cosa ho fatto? Questa parte l'ho inserita sotto la parte anteriore. È una tuta che va giù lunga. Adesso magari vi abbasso. Ho messo anche le scarpe con il tacco per farvela vedere. Pantaloni larghi. Vabbè, con queste scarpe che non c'entrano nulla, ma erano le prime che ho trovato. Come lunghezza può anche andarmi bene, io sono bassa, ragazze. Adesso vi tiro su. Il tessuto è molto morbido e fresco, quello sì. È fatto in questo modo. Bello il colore, molto bello. Il colore è bello, il colore è molto molto bello. Sapete che io amo questo rosa. Rosa antico, anche, ho preso anche una magliettina, la camicia sempre da loro e questo mi piace molto. Ed eccoci qua con un altro vestitino. Sto facendo una fatica bestiale. Allora, qui l'ho allacciato veramente male. Sotto ho lasciato il reggiseno nero, ragazzi, perché non ce la faccio a cambiarmi in continuazione. Questo è un vestitino che mi piace molto. Vabbè, lo devo sistemare meglio, perché questa è abbastanza lenta. È un vestitino non so se sia cotone, non credo sia cotone, vediamo se riesco a leggere, è poliestere 35% cotone, però è fatto molto molto bene. Adesso vi abbasso, ho lasciato le scarpe che avevo prima, che vi dirò qui si abbinano anche bene. La gonnellina è una gonnellina ampia, il bello però che sotto ha la sottoveste, quindi non è trasparente e su viene così. A triangolo davanti e anche triangolo dietro, si allaccia, quindi è regolabile. Questo ve lo consiglio, questo è veramente carino per un gelato, per una passeggiata, anche una sera al mare. Naturalmente qui messe meglio con il reggiseno chiaro, non nero, però vi dirò che questo è veramente carino. Questo mi piace tanto, veramente tanto. Questo so già che lo andrò ad utilizzare spesso. Questo mi piace. Parto sì, con la linea diciamo invernale perché ha le maniche lunghe. Questa è una tuta, vi dirò che mi piace.
tantissimo, anche se è lunga. Allora, è formata da due pezzi. Io, come sapete già, lo vedete perché in inverno uso tantissimo le felpe e mi piacciono le felpe con il cappello. Questa è morbidissima, veramente morbida. Questa mi piace molto. Ha questa scritta Warrior. Warrior, avanti, ha i lacci, quindi è regolabile il cappuccio e scende dritta. Sotto ha il pantalone, quindi è venduta insieme. Questo è il pantalone. Adesso vabbè, ho queste scarpe che le avete viste sicuramente nel video di prima. È la S, ma vedete, è un po' grandina. Peccato che non c'era una XS, però per le tute va bene. In fondo ha l'elastico, quindi non cade dritta e anche questo è un ottimo aiuto. Magari me la faccio accorciare, ma vi dirò che mi piace tanto, tanto perché io amo le tute grandi. Questa mi piace veramente tanto. È veramente molto, molto carina, mi piace. Allora ragazze, altra maglia, è un po' scollata, quindi non so come farvela vedere, comunque sotto ho il reggiseno, va giù fino a, diciamo, metà gamba e ha un bel colore, questa qui per andare al mare secondo me è molto carina, anche andare in spiaggia, è bellina perché ha questi colori che a me piacciono molto, color Tiffany, color blu, color salmone, che con l'abbronzatura è bellissima, sotto magari un reggiseno a fascia, ma anche la sera è con un pantalone bianco, un pantalone sì, color senape comunque, è fatta così. Dietro non si chiude, o se non ho sbagliato io, no, non si chiude, è proprio fatta così, se non mi sono sbagliata, è fatto così. Ragazze, eccomi qua, pensavo che fosse l'ultimo, invece è il penultimo. Questo è un pigiama, questo mi piace tantissimo, c'è di vari colori, ho scelto questo color ruggine, ha la parte sotto che è appunto fatta a pantaloni e la parte sopra invece è una maglia morbidissima, comodissima e giù vanno molto lunghi per me. Ovviamente, ve lo faccio vedere. Non ho le scarpe perché a me il pigiama lo vedo proprio così da camminare scalza e star comoda. Adesso ve li faccio vedere, sempre se Joy me li fa vedere, cioè ve li fa vedere. Vedete? Sono proprio lunghi, vabbè, io me li farò sicuramente accorciare, ma non hanno l'elastico e cadono proprio dritti. La stoffa è sempre poliestere e purtroppo c'è poco di cotone e il pigiamino è fatto così. Joy, come faccio io? Non riesco, non riesco, eh? No, è su, è così. Joy, vai a prendere la pallina, guarda. È su, è così. È morbidissimo, quindi da stare in casa è ottimo. Questo mi piace tanto. Poi io i pigiami li amo proprio belli larghi e questo anche come colore è molto bello. Vado con l'ultimo che sicuramente morirò dal caldo. Capirete tra un secondo perché. Allora ragazzi, vi faccio vedere l'ultimo capo. Ecco perché vi dicevo muoio dal caldo. È una tuta, ha le maniche a sbuffo come piacciono a me. Già questo può, però a guardarla bene con questo rossetto rosso non mi dispiace neanche. Manica a sbuffo, qui va giù a pantalone. Vabbè, lunghissimo, anche se ho il tacco, è veramente lungo ed è stretta, tutta attillata. Non è malvagia, vi dirò che non è malvagia. Il tessuto è, non so se riuscite a vederlo, è lucido ed è sicuramente poliestere, non è cotone. Magari con una bella fascia in vita. È larghina, vedete, è abbastanza larga. Però vi dirò che non è sicuramente malvagia questa qui, anche se è un po' larga, peccato qui perché molto larga mi fa, però nel complesso ce la facciamo andare bene.
Comunque, ragazze, queste sono le cose che mi ha spedito la Light in the Box. Io ringrazio ancora questa azienda perché è stracarinissima. Scusatemi, ragazze, mi sono trasferita di qua perché sono arrivati, come ho detto nell'altro video, i signori che stanno mettendo a posto la parte alta dei paraventi. E dicevo, ragazze, adesso vi dico, vi ricordo appunto che il link ve li lascio qui sotto, vi lascio anche il mio codice sconto che potete utilizzare quando andrete a fare l'acquisto, se vorrete andare a fare. Lo sapete che con me non c'è l'obbligo, cioè assolutamente. Io ringrazio ancora la Light in the Box e basta, ragazze. Io questo video l'ho unito a un altro pezzetto di video che sicuramente non è lo stesso giorno, però nel frattempo io vi saluto, vi mando un bacio grandissimo, spero di avervi tenuto un po' di compagnia e di avervi dato anche un po' di idee, e se vi va, sempre solo se vi va, vi aspetto qui al prossimo video. Ciao amiche mie.